Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Io mi sono segnato 9 cose, cerco di dirle rapidamente. Prima 9. Questione. Si è discusso nel passato, lei lo ricorderà, ma sono rapido, guarda. Se si trova, si figuri. Qualcuno diceva la legge di bilancio dovrebbe essere inemendabile, dovrebbe essere un atto del governo che presenta al Parlamento e il Parlamento lo approva o lo respinge. L'Italia non ha fatto questa scelta, forse è una cosa su cui riflettere, perché un atto di governo importante, sottoporlo a un confronto estenuante porta a discussioni come quella attuale. I tempi, si è votato per la prima volta il 25 settembre, il governo è nato nei tempi più brevi previsti dalla Costituzione, si diceva che non avrebbe fatto la manovra, che si sarebbe andati all'esercizio provvisorio, la manovra ci sarà, l'esercizio provvisorio non ci sarà. È già un record avendo fatto il governo alla fine di ottobre, entrato in operatività all'inizio di novembre, non ci sono precedenti del genere. L'Unione Europea ha detto che la manovra va bene, ha fatto delle osservazioni limitate su alcuni capitoli, ma sull'impianto perfino Gentiloni, che è del PD, ha dovuto da commissario europeo dare un giudizio positivo. Ci sono 2/3 della manovra sull'energia, se non si fossero fatti interventi fino ai primi mesi dell'anno prossimo, speriamo che le guerre cessino, se no vedremo che fare noi e il mondo di fronte alla questione del costo del gas e dell'energia. Si è fatto l'accordo sul gas che l'Italia ha fortemente voluto, la Meloni si è impegnata, ha riconosciuto i meriti di Draghi, c'è un calo in queste ore dei prezzi del gas, vedremo che accadrà. 2/3 della manovra sono su gas e bollette, se non si fosse fatto chissà cosa sarebbe successo. Poi, dopodiché, il calcio, lo dico in una televisione, il cui editore è anche lui presidente di una società di calcio, non si danno soldi al calcio, si rateizzano per le società sportive, comprese quelle piccole e dilettanti, dei pagamenti che se non le rateizzassimo rischieremmo di non incassarli. Quindi non si danno soldi. Chi dice questo è un bugiardo da querela. No, è ovvio si che dice ti paghi a rate, perché se non paghi a rate poi si fallisce e ma non si paga. Politico, per quanto riguarda fare, Forza Italia, siamo politico. Contenti. Ho finito. Sì, sì, perfetto, c'hai ragione te. Benissimo. Dopodiché il gesto politico, non l'ho proposta io questa norma. Io non l'avrei nemmeno fatta. Però rateizzare un pagamento non è da... Mi fate parlare, santo Dio. Allora, rateizzare un pagamento non vuol dire dare soldi. Dare soldi vuol dire che io prendo 50 euro e te li do. Se invece tu mi devi pagare e mi paghi in 3 mesi, sei tu che paghi, non io che do i soldi. Chi scrive che si danno soldi è un bugiardo. Forza Italia è contenta dell'aumento delle pensioni minime a 600 euro, ma vogliamo arrivare a 1000 nella legislatura. È contenta della decontribuzione a assumere dei giovani con 8000 euro. Dopodiché, e ho finito, le do soddisfazione. C'è un po' di inesperienza, sì, troppa, anche negli apparati del MEF. È inutile fare annunci reboanti e poi tornare indietro. Questa legge di stabilità deve essere anche una palestra di esperienza per chi sta al governo, perché bisogna parlare di meno con annunci e misurare le parole. Quindi, come vedi, alla fine vengo anche io a dire che qualche difetto di esperienza c'è, ma rispetto alla manovra che non si faceva, a tutti i disastri, c'è un successo. E abbiamo visto altri che invece hanno sbagliato. Su Amoro, che era un eroe, non era un eroe. I fondi del Qatar, che non si è capito che è successo. Se vogliamo parlare degli errori della sinistra e anche di Renzi, che un giorno viene in Parlamento e un giorno va a fare le conferenze a pagamento.